Sono Santa Santillo, ho 38 anni, sono un avvocato, abito a Casapulla da quando sono nata, sono sposata e madre di due figli di 10 e 8 anni. Sono la portavoce candidata a sindaco della lista civica Casapulla 5 Stelle, lista civica ma certificata dal Movimento 5 Stelle, a cui ci ispiriamo e ai cui principi facciamo riferimento. Casapulla 5 Stelle si propone come obiettivo quello di apportare un vero cambiamento, che ci sia un vero taglio con l'amministrazione del passato, che non ha dato nessun ascolto a quelle che sono le vere esigenze dei cittadini, che si trovano oggi ad attraversare un periodo di crisi fortemente sentita. Per far ciò riteniamo di avere le competenze giuste e che il Comune abbia in sé le risorse necessarie a fronteggiare questa crisi, giacché trovare un lavoro a Casapulla è diventato un'impresa impossibile per la chiusura di negozi, di studi e di aziende, tant'è che ciò che accade sulla Nazionale App è sotto agli occhi di tutti. Quindi, ritenendo di avere le competenze giuste per intraprendere la strada più idonea a risollevare le sorti del nostro paese, Casapulla 5 Stelle si propone con una lista di candidati che abbiano determinati requisiti che corrispondano all'idea di politica pulita. La lista civica Casapulla 5 Stelle nasce dall'esigenza di portare un vero cambiamento che potrà trovare attuazione soltanto consentendo ai comuni cittadini di entrare nelle istituzioni, giacché la lista Casapulla 5 Stelle è formata da comuni cittadini. Casapulla 5 Stelle si presenta con cittadini semplici, comuni, che hanno la volontà di impegnarsi per entrare nelle istituzioni affinché ci sia la reale rispondenza alle esigenze della cittadinanza. Tutto ciò che erano le esigenze le più esigue, le più basilari dei cittadini non sono state ascoltate. Quindi sono i cittadini normali che si propongono come alternativa valida e storica alle amministrazioni che ci hanno preceduto. Soltanto così un vero cambiamento può essere posto in atto, cambiamento che Casapulla 5 Stelle ha messo in campo fornendo una lista di cittadini comuni, tant'è che i requisiti che i candidati dovevano necessariamente avere riguardavano questi aspetti: essere residenti a Casapulla, essere incensurati, tant'è che sono stati rilasciati certificati penali e certificati dei carichi pendenti, tutti i risultati puliti, negativi. Non doveva presentarsi alcun legame di parentela tra i candidati, nessun legame con altro partito politico, nessuna caratteristica di professione politica. L'obiettivo è di non scaldare le poltrone occupate con inerzia nel passato dai vecchi amministratori, ma quelle di essere attivi e di essere partecipativi alla vita cittadina, una politica pulita, efficace e trasparente. Ciò può essere realizzato, ad esempio, mediante lo strumento del recall, che è uno strumento di valutazione a cui i candidati si sottopongono, e qualora ci sia una valutazione con esito negativo c'è la disponibilità a rassegnare le proprie dimissioni. Altro strumento è quello di un incontro periodico, addirittura mensile, con i candidati e con i vari comitati ed associazioni con i quali interloquire affinché si possano portare nel Consiglio Comunale quelle che sono le reali esigenze da soddisfare, o comunque quello di richiedere soltanto il rimborso ridotto al minimo che la legge prevede di tutte le presenze nel Consiglio Comunale, o comunque rinunciare a tutte le indennità affinché si possano aiutare le famiglie in difficoltà e la cui ovviamente difficoltà sia certificata. Uno degli obiettivi di Casapulla 5 Stelle è quello di coinvolgere i cittadini ad una corretta e utile gestione della cosa pubblica, invitandoli a partecipare e non a delegare. I candidati non eletti si impegnano a formare un gruppo di collaboratori volontari, uno staff, che sia a supporto dei candidati eletti per rispondere alle vere esigenze della cittadinanza.
make it right.